Questo programma è offerto da Mastermedia, da oltre 25 anni un punto di riferimento per l'informatica. Vendita d'assistenza tecnica personal computer ed Apple Mac. Ed inoltre videosorveglianza, allarmi e sicurezza, centrali telefoniche, cablaggio reti informatiche, registratori di cassa, vendita ed assistenza fotocopiatori. Mastermedia è in via Filippo Turati 130 a Caltanissetta. Amici di Pedi Pedi, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Pedi Pedi. È il programma che vi fa conoscere i luoghi, le storie e i personaggi della nostra città. Per questa edizione però non sarò da solo. Alla camera numero 1 abbiamo Gianluca, ecco. E alla camera, insomma camera, la cameretta diciamo 2, ecco io che cercherò di fare qualche ripresa, diciamo così, live action. Dove vi portiamo oggi? Allora, un attimino perché ci aspetta sicuramente, perché ho detto che stavamo per arrivare. Vediamo chi è. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ciao. Ciao. Allora, Lorenzo Ciulla. Allora, intanto ti sistemati il microfono. Siamo... devi aiutare, non è che tu sei un professionista. Va bene. Allora, il microfono si mette così. Così. Tieni questo, che inquadri a Gianluca. Ecco, nel frattempo fai anche un po' da operatore. Beh, come vedete noi siamo molto casalinghi. Ecco. Siamo per la spontaneità. Ok. Non basta perché sennò questo lo metto qua. Va bene. Benissimo. Allora, Lorenzo Ciulla, dove siamo? Allora, siamo nel quartiere Angeli di Caltanissetta, che è, diciamo, la parte più storica della città e anche uno dei quattro quartieri che Rosa Balistreri cantava nelle sue canzoni. Quattro quartieri. La meglio gioventù, Isurfarà. Quindi comunque questa è la storia e da dove nasce proprio tutto. Dai. Ok, però... Dentro. Possiamo entrare? Dovete entrare, la premessa è che ancora siamo in una quasi finale. E quando uno arriva a casa e dice scusate che c'è casino, di preoccupare. No, abbiamo tolto già gran parte delle cose, ci sono gli ultimi lavori prima dell'apertura ufficiale dello spazio Pitta, che ora vi racconterò. E noi siamo orgogliosi che abbiamo questa grande opportunità. Andiamo. Attenzione, Gianlu, mi raccomando, stai attento ai gradini perché... Allora, eccoci qua. Noi entriamo. Allora... Adesso tu ci devi spiegare, no? Se spiegherò spiegare. Tutto, spiegherò allora, tutto. Allora, che meraviglia, eh? Signori. Siamo allo spazio Pitta. Cos'è lo spazio Pitta? Questo è un sogno che avevo un po' in mente da sempre, ma non in questa versione. Succede che nel 2019, tornando da un viaggio che mi ha fatto distaccare dalla Sicilia per 12 mesi, c'era una scelta finale da fare, ecco, di restare totalmente, andare, creare. La scelta ovviamente è stata quella di restare totalmente nella mia città, nella mia Sicilia. Avevo questa struttura che è la casa dei bisnonni, dei nonni, poi passata in eredità a papà e mamma, quindi comunque dei nonni e bisnonni materni, e un po' l'idea era quella di andare a creare una casa museo che poi nel tempo, ora vi racconterò, si è trasformata in tanto altro. Allora succede che 27 novembre, perché abbiamo la prima foto dei lavori svolti in questi 3 anni con papà, il 27 novembre... Le foto le vedremo poi, eh? Cioè, nel senso, nel montaggio metteremo... Tu magari... Sì. No, ti voglio anche... Magari... Ecco, preparare a questo. Succede che in questi 3 anni con papà, quindi io e mio padre Michele, iniziamo a lavorare in questa struttura.
Un po' abbiamo fatto da di tutto, dalla muratura all'idea architettonica, tutto quello che andiamo vedendo. Allora, facci vedere qualche cosa, dai, così, perché qua già è un bel colpo d'occhio. Proprio sì. No, vi faccio fare il giro, vi faccio fare il giro che è successo anche per la via dei tesori, che è, perché quello che dicevo è che questa struttura, diciamo, è suddivisa come se fosse un borgo, quindi in questo borgo ci sono anche delle terrazze. Quella in cui siamo ora è la terrazza dei desideri. Vedete che bello questo ulivo. Più di 20... ci sono pure le olive, quindi possiamo fare anche l'olio. Perché poi i concetti fondamentali di questo posto sono arte, natura e tradizione. Arte perché entro a far parte di questo luogo con lo studio pittorico. Tradizione perché era il nonno che lavorava qui, certo, con gli animali, e natura proprio perché siamo circondati da elementi già nel posto, naturalistici molto importanti, ma si affaccia in quello che è il vallone. Una cosa bellissima che è successa in questi 3 anni è che più di 20 artisti da tutta la Sicilia sono venuti a lasciare delle opere. Ettore Garozzo con una rappresentazione fotografica di una parte del quartiere, quindi i sorrisi sì, sì, infatti la sua opera si chiama Il sorriso degli angeli. Carlo Sillitti con la metamorfosi non di un uovo come la chiama lui solitamente, ma di Michele. Perché di Michele, quindi di mio padre? Perché la bellezza è stata anche quella di andare a lavorare insieme all'artista, quindi papà, certo, certo. Si è speso nei confronti dell'artista e quindi c'è stata collaborazione. Cultura contadina e quindi tradizione, come dicevo, perché attrezzatura del nonno che utilizzava nel Novecento. Ma un'altra parte bellissima di questo posto è ciò che ci hanno portato le persone in questi anni, e quindi noi abbiamo rigenerato mattonelle, ringhiere e tanto altro. Cose che solitamente magari si buttano, però hanno ripreso, ma hanno un valore. Ma anche cose che papà in qualche modo ha accumulato negli anni, che poi diventano parte integrante dello spazio Pitta. Certo, c'è quindi il famoso detto siciliano Sarbaga trova, giusto? Esatto, e questo è importantissimo. In questa terrazza si finisce con Otton, che rappresenta quest'ape con la tecnica dei pixel. In qualche modo questo concetto, oltre a quelli che vi ho detto, sono quelli che poi ritroveremo, cioè il dinamismo, il movimento, l'uscita, l'andare oltre, quindi questa voglia di scoprire nuove cose, in questo caso affacciandosi alla natura, al mondo. Poi una vista bestiale, bellissima, da qua si intravede, qua dietro c'è praticamente il castello di Pietrarossa, non si vede, perché diciamo c'è l'albero, ci sono le case. Ma da qui si vede la cattedrale, la cupola. Si vede un po' la cupola della cattedrale. Sì. Ecco, più ci allontaniamo più si vede anche la chiesa di San Domenico, insomma è un punto abbastanza strategico. Sì, poi c'è una pace bestiale. Vi porto ecco, anche carrettino, ecco, guardate che meraviglia. Questo costruito da papà. Perché papà è un tuttofare, ecco. Quindi comunque questo lavoro e questa amicizia è cresciuta con papà, poi si è andata a intensificare. Attenzione. Perché guardavo ancora il carretto. È diventata anche materia. E lì anche la mamma ha contribuito in tantissime cose. Quindi le persone, gli artisti, il quartiere, perché c'è un lavoro che nasce lo spazio Pitta, ma parallelamente si riporta a quello che è il quartiere. Infatti stiamo agendo grazie a sponsor privati, liberi cittadini, a andare a migliorare quella che è la visione del quartiere con altre opere. Vediamo anche questi due personaggi, guardate qua. Sì. Fantastico, eh? Sì, queste sono le cose che ho realizzato, perché non mi sono data la pittura qui, ma solo a una prova di scultura che non è il mio campo, ma, no, ma guarda, ti porta al vicolo molto. Emma, quindi dal passato andiamo al futuro. Emma è mia nipote e questo percorso è quello che ti porta verso il futuro, le nuove generazioni. Stefania Zappalà con quest'opera che va a, diciamo, a richiamare i colori della cementina, delle mattonelle. Paolo Amico con questa diciamo sua forma pittorica, perché Paolo è molto bravo della sua idea di arte con le penne, ma qui si presta con lo smalto all'acqua per creare, ecco, questo bellissime anche le maniglie. Le maniglie, che è questo concetto che chiamo naturalezza delle cose. Perché? Perché succede che da queste maniglie messe da me un po' inconsapevolmente arriva da Cesarò, ecco, quando dicevo artista di tutta la Sicilia, Calogero l'arcidiacono con il peso dei pensieri. Quindi si può unire questo concetto con il peso dei pensieri, guarda, gli animali, c'è, ecco, un la natura. Grillo, guardate qua. La natura che prende,
parte dell'arte, quindi è tutto unito, è tutto unito. Fantastico. Quindi il peso dei pensieri, la pesantezza. Ma ti rendi conto, Gianlu? La pesantezza di queste nuvole che con il passaggio, quindi stiamo passando e alleggerendoci per arrivare da Anna Giannone con il salto, la leggerezza completa. Guarda, loro. No, ragazzi, io veramente è un posto magico. Cioè io, allora io l'avevo visto quando ancora. Sì, 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 assolutamente. Tu sei... Siamo grandi amici. Fratelli, possiamo dirlo. Fratello. Avanti, abbracciamoci. Quindi... E io quando ultimamente si parla di cose belle a Caltanissetta, 7, la prima cosa che dico, proprio dico, guarda, Lorenzo sta facendo una cosa magnifica, tanto è vero che io ho detto no, la trasmissione bisogna iniziarla così, perché veramente è questa cosa è scioccante, scioccante. Non perché, voglio dire, dice, ma può essere che a Caltanissetta? Sì, si può, perché gli artisti di Caltanissetta, ragazzi, cioè Lorenzo un pittore, persona splendida, insomma ti sto facendo proprio una pubblicità. No, ma è la verità, ma è la verità. Ma la cosa fondamentale è proprio questa cosa di unione fra persone, perché qui è un lavoro che è vero che è partito con papà e gli artisti all'interno di questo posto, ma si deve estendere sempre più all'esterno, quindi comunque c'è un contatto con la scuola del quartiere, quindi l'Istituto Convenzione Vittorio Veneto, la chiesa, gli abitanti, e allo stesso tempo questo luogo sarà anche un posto dove andare a fare laboratori, cercare di attrarre il turismo da fuori. Anche le scuole. Sì, sì, sarà anche un posto dove faremo eventi musicali, teatrali, di ogni genere, sorseggiando e mangiando cose tipiche anche del posto. Quindi diventerà un luogo di incontro e di scambio e di crescita. Però ti porto negli altri vicoli e terrazze, perché proprio si struttura. Sì, attento qua ai gradini, non facciamo danno. Piano piano, mi raccomando. Guarda, tra l'altro siamo ancora, come dicevo, in fase di cantiere finale. Noi abbiamo aperto solamente per l'occasione della Via dei Tesori, giusto per dire esistiamo. Ora ci sono stati dei piccoli appuntamenti, ma a breve apriremo ufficialmente, quindi perfetto, invito, perfetto. Posso dirlo, a seguire la pagina di Spazio Pitta su noi mettiamo Facebook, il link qui adesso. Su Facebook e Instagram, quindi questo è importante. E qua arriviamo a Piazzetta Mediterranea, con Alberto Antonio Foresta, un'opera che già aveva creato in centro storico, ma finisce il suo ciclo qua, che si chiama Mediterraneo Mio, quindi mettersi nei panni degli altri. Da Noto arriva Gianni Andolina con La tradizione delle nonne, quindi molti lo riconosceranno, questa scultura, ritrovando ecco l'idea di quello che è stato, quindi l'ovetto dentro con la pasta che si creava. Divani condivisi, che è una cosa molto importante. Bellissimo, dove si spera di andare a creare unione fra anche sconosciuti, quindi questo dialogo, oltre magari ai tavoli standard. Ma poi i colori, molto molto bello. Io sono logorroico, quindi interrompo. No, tu, no, Lore, cioè, non hai capito, cioè tu sei il creatore di questo, e quindi sei tu che devi raccontare. Io ti sto accompagnando e sto godendo del luogo. E in qualche modo poi si arriva a Belvedere Arancio con una cosa molto bella. Fausta, carissima amica mia, Fausta Caldarella, fa entrare all'interno di questo posto Pino Caldarella, suo padre, quindi c'è praticamente ancora questo scambio dove l'arte fa vivere ancora in questa terra Pino e Fausta in un'unica opera. Difatti Fausta va a realizzare l'Agave, Gibil Gabibi, quindi tutta la storia della loro famiglia che si unisce ancora una volta tramite l'arte. E ricordiamo che anche Gibil Gabib è un termine arabo, come lo è Caltanissetta. Sì, sì, sì. È sì, importantissimo, sì. Anche, assolutamente. Anche ricordare le origini, diciamo. È una cosa molto interessante poi che si andrà a creare, quella del rapporto, quindi questi laboratori saranno rapportati agli artisti in prima persona. Se Valerio Pirrone rappresenta il teatro dei pupi, noi qui con i bambini andremo a creare anche quella che è l'opera dei pupi, o capire anche come e perché ha realizzato l'opera, entrare nella mente in qualche modo dell'artista in prima persona, quindi non più il classico laboratorio dentro lo studio, ma all'esterno, perché questa, essendo una casa museo, diventa anche un posto in qualche modo più popolare e vissuto, perché a volte si ha paura di entrare in un museo. Qua però che c'è
la tradizione, l'arte, la cultura, la natura. Quindi ti senti in qualche modo a tuo agio e in famiglia, che è una cosa che mi è stata ripetuta più volte per chi già lo ha vissuto, ma ripeto, a breve apriremo in maniera ufficiale e mi auguro che ognuno dia la sua sensazione e anche la sua idea, ecco, per poter migliorarci, certo, e migliorare. Perché magari sì, puoi anche cogliere qualche idea, cioè tu non ne hai bisogno perché è un... No, sempre. Lorenzo è un vulcano, però no, è si vero. Apprende sempre. No, bisogna sempre essere aperti, perché nell'arte, anche io, diciamo, nel mio piccolo, occupandomi anche di video, di grafica, anche di musica, tu lo sai benissimo, bisogna sempre essere aperti. Ma guarda, ti faccio un esempio: se io non avessi fatto in passato le cose con te, se noi non avessimo fatto appunto determinate cose o in generale con altre persone, molte cose non sarebbero nate, nel percorso, senso che sì. L'ispirazione, la crescita, l'esperienza del percorso, esatto, è quella la crescita che ti fa, che poi fa la differenza. Fulvia Morganti, artista di Palma e Montechiaro che si trasferisce ad Avola, arriva con la storia invece della mia famiglia, quindi ha voluto foto, ha voluto raccontare molte cose, difatti le mucche, dove tutte quelle erano stalle, le riporta qui, Pinocchio, elemento importante della famiglia, nonché Felice che questa diventa Terrazza Felice, quindi questa persona che crea questo spazio dove ho creato solamente sculture elementi personali, perché proprio volevo creare, per quello che era mio fratello, l'intimità di questa terrazza. Guardate che bella questa, vedete le colombe, niente, proprio siamo immersi nell'arte, nella bellezza e ovviamente nella natura. Richiami a quelli che sono Gaudì, Park Gay e altre cose, assolutamente. Per partire Fantastico. Da quella che è anche dell'arte a cui sono più affezionato, quindi il Novecento, ma raccontare tramite richiami, ecco perché dico non ci siamo inventati niente, quella che è stata il nostro passato, certo. Anche perché senza passato... Vabbè, è il bagaglio culturale che uno porta, e poi la citazione, allora, nell'arte la citazione fa sempre bene, nei film, nella musica, spesso io sento anche brani che magari c'è il richiamo a vecchie produzioni, e poi nei film ci sono un sacco di citazioni, quindi va bene, la citazione è utile, no, perché fa parte del nostro bagaglio culturale, quindi... Mentre passiamo da qui a distanza, Angelo Crazy One, che è un'opera abbastanza particolare che vai vedendo mentre ti muovi in uno spazio, in questo caso nello spazio pizza, sì, sì. Però la vai vedendo che si trasforma tramite quella che è la tecnica poi dello stencil, quindi anche lui ha lasciato questo che segno. Sì, perché tra l'altro, guarda, ti dico una cosa, da lontano io ero convinto che fossero tipo dei bottoni, proprio in 3D. È la luna. E invece sono delle piccole lune, sì. Vedete, che messe magari da vicino, guardi, dice, beh, che cos'è questo? Questo perché, secondo me, la visione d'insieme nelle cose è importantissima. Sì, ma anche il suo stile, che lui rappresenta in maniera scientifica. Ma poi c'è un ordine, sì. C'è un ordine, guardate, preciso, inquadrato, perché anche... È vero, l'arte è caos, ma è anche ordine allo stesso tempo. Ma assolutamente. Sto facendo citazioni. No, capito che citazioni sto facendo? No, ma infatti, cioè, questo dobbiamo sottolineare il fatto che l'artista deve essere in qualche modo ordinato e matematico nelle sue scelte. Esiste l'idea della sana follia, la chiamo così, ma l'artista si sveglia come ogni lavoratore, perché è un artigiano. Bravo. Prima di tutto. Allora, tu sei d'accordo nel dire che l'atto creativo viene da una mente lucida? Questo assolutamente è, guarda, ti faccio assaggiare un chicco della... Allora, vostra... io dico la verità, io l'avevo assaggiato tempo fa ed è buonissima. Regina dei vigneti, così mi ha detto che si chiama, ma ci informeremo. Raga, è buonissimo. Sicuramente ha 200 anni, è qui da sempre ed è solamente quel tronco, arbusto che crea. E questo è oltre che bio, perché io penso... No, questo è realmente bio. E qui siamo al Corso Regina dei Vigneti, quindi la città si va allargando e troviamo Michelangelo, la Cagnina, con appunto questa devozione, questo rispetto nei confronti dell'uva, con uno dei suoi personaggi che Michelangelo rappresenta, Marilu Viviano con le ceramiche, quindi questo suo mondo in qualche modo onirico,
Ma qui tu sei in questo momento a Largo dell'Asia, perché Mirko Pinto, con l'occhio ghost della principessa del castello, sì, Adelasia, va a rappresentare questa idea, questa storia, questa leggenda, che sarebbe opportuno dargli molta più importanza, e quindi Mirko comunque vuole fare questa rappresentazione. Allora siamo passati da Noto, Ragusa, Cesaro, tante città e province della Sicilia, e siamo quasi alla conclusione, ecco, di questo viaggio, dove troviamo Nunzio Papotto, che tu conosci, artista di Catania, che in questo suo primitivismo stupendo va a rappresentare, sì, quasi un graffito proprio, va a rappresentare le marionette anche lui, questa rappresentazione della Sicilia, dove però comunque c'è il richiamo del jazz, c'è il richiamo di questi elementi suoi. Quindi è importante anche andare a scoprire, essere curiosi di tutti questi artisti che oggi sono questi, domani perché certo, si poi sta estendendo anche dentro casa, la casa museo, per tanti altri fattori, anche perché ci saranno i locali interni dove creare tantissime cose, quindi è tutto un percorso. Vuoi andare nello studio? Andiamo nello studio. Sicuro? Sì. C'è confusione. Non mi dire che c'è confusione. Lì è confusione. Lì è la mia artista, dai, l'artista. Lì è la mia confusione. E allora? Quindi chiudiamo dentro il tuo studio, quindi abbiamo il privilegio. Guardate qua. Sì. Questo è il mio studio, che tra l'altro in questa casa, questo è il terzo studio che creo, ma credo che sia quello definitivo. E questa era la stalla dove dormiva il mezzadro, poi diventa, ovviamente chissà quanto tempo fa, poi diventa la falegnameria di papà, non l'ho sfrattato. E infatti me la ricordavo come falegnameria, proprio. No, abbiamo creato un'altra falegnameria, perché comunque qui sarà un lavoro continuo, in quanto dico è l'opera più grande della mia, nostra vita, di chi sarà all'interno di questo posto. E poi diventa lo studio, credo che sia quello definitivo, ed è qui la parte più intima della mia vita, insomma, di quello che faccio come lavoro, e quindi l'artista. Benissimo, io guarda, Lore, la trasmissione dura mezz'ora, l'abbiamo riempita, ma più, cioè, la gente sentirà molto più di questa mezz'ora sicuramente. Chiaramente sarà, e poi ci sarà una sorta di pubblicità, insomma, dirai anche cose sulle pagine, che vedrete in sovrimpressione, seguite le pagine, è importantissimo. E poi potrete anche venire a visitare. Assolutamente, quindi sì, noi a breve ufficialmente inizieremo, per questo dico che le pagine social sono importanti, proprio per capire quando sarà l'inaugurazione, cosa fare, quali saranno i giorni in cui apriremo, come accedere alle visite guidate e tanto altro. Ovviamente l'idea è proprio quella del principale, è proprio quella di attrarre quante più persone possibili da fuori, anche perché questi sono, voglio dire, miracoli che possono accadere partendo dalla famosa frase al basso, ma serve l'unione, la rete, certo, fra certo, le persone. Certo. No, allora io sono sicuro che le persone andranno sulla pagina, seguiranno, vedranno questa sia in TV su canale 84 e sul web su TFN web, e che su canale 84 abbiamo un'ottima, diciamo, c'è un'ottima ricezione anche su tutta la Sicilia. Noi abbiamo avuto il privilegio di vedere, allora io non sono, lui mi invitava, io non sono voluto venire perché volevo vivere questo stupore. Esatto. Diciamo la verità. Ma difatti anche è bellissimo vederlo in video, è bellissimo questo percorso, certo, ma la presenza essere qui è tutto un altro. Però lo sai, serve anche per incentivare e dire alle persone: attenzione, a Caltanissetta c'è veramente bellezza, c'è chi cura la bellezza, chi la sponsorizza, chi lotta per la bellezza. Lorenzo è uno di quelli, io ho voluto non siamo belli, non ma siamo belli, ma piacciamo, siamo brutti, capito? No, sto scherzando, però io volevo fortemente iniziare questa serie, questa nuova stagione, chiamiamola, con te, perché a parte il fatto che è una persona splendida, veramente, Lorenzo, e poi ha fatto veramente una cosa spettacolare.
spettacolare. Quindi salutiamo tutti così, avanti. Ok? Avanti. E avanti. Diciamo che da Pedipedi per ora è tutto, perché non è detto, eh? Possiamo fare anche qualche altra. Io di te mi spavento in maniera positiva, mi aspetto di tutto. Allora, guarda, io oggi lo vedi, sono serissimo, ho messo la camicia con i fiorellini proprio per dare un tocco di colore. Ci mettiamo gli occhiali, allora. Ci mettiamo gli occhiali, sì, salutiamo tutti, okay. Invitiamo tutti alla prossima puntata. A Pedipedi. Quindi da Lorenzo, Roberto e Gianluca, eccolo qua, vedete? Che non saluta perché sennò cade la telecamera, però ha salutato, ok? Vi diamo appuntamento alla prossima puntata, ok? Grazie. La Spazio Pitta. Grazie veramente. È tutto, grazie a te. Veramente. Grazie. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Come è venuta secondo te? Dobbiamo sistemare qua e poi è perfetto. Che ne dici? Così va bene? Possiamo farne altre? Assolutamente. Okay. Dobbiamo. Carica. Ok. Questo programma è stato offerto da Mastermedia, da oltre 25 anni un punto di riferimento per l'informatica. Vendita ed assistenza tecnica personal computer ed Apple Mac. Ed inoltre videosorveglianza, allarmi e sicurezza, centrali telefoniche, cablaggio reti informatiche, registratori di cassa, vendita ed assistenza fotocopiatori. Mastermedia è in via Filippo Turati 130 a Caltanissetta.